il, quindi il fenomeno è molto più complicato di quello che direbbe il semplice, la semplice analisi unidimensionale. Vedete anche qui è disegnata con una certa cura anche la parte geologica, la stratigrafia geologica di questo versante. Vedete che per esempio ci sono degli elementi che hanno delle che sono stratificati, diciamo, praticamente sulla verticale, che quindi in qualche modo costituiscono delle vie preferenziali attraverso le quali avviene l'infiltrazione. Il fatto che l'infiltrazione e la produzione di deflusso su suoli saturi sia un fenomeno che richiede tempi lenti è dimostrato dal lavoro, questo lavoro seminale di Lund e Leopold, che è del 78, mi pare fosse la tesi di dottorato di Tom Dunn questa, e in cui loro analizzavano un bacino. Luna Leopold è stato un altro grande, geomorfologo di questa scuola della West Coast americana, Leopold, Tom Dunn, Bill Dietrich, David Montgomery, di recente, insomma, questi sono tre generazioni di geomorfologi che hanno cambiato veramente la visione della geomorfologia dei versanti. E quello che vedete, partiamo da marzo ad agosto, cioè dalla stagione più umida ad una stagione più secca. Quella parte che vedete disegnata in nero è la parte che con gli strumenti che avevano allora Dan e Leopold marcavano come saturi. Vedete che quindi potete comunque leggerla in qualche modo anche a rovescio, supponete che partiamo da qua e andiamo in avanti. L'immagine che noi più o meno avremmo è un'immagine di questo tipo, cioè si viene a ricostruire, si costruisce man mano una falda e una parte di saturazione che pian piano si allarga nel corso del tempo. Quando si mette ad allargarsi nel corso del tempo? Ci mette alcuni mesi, quindi da marzo ad agosto 5 mesi, e poi qui si ritrae. Vedrà altri 5 mesi per formarsi e così via. Quindi è un ciclo, se vogliamo, in questo caso annuale. Siamo in una zona, immagino, adesso non mi ricordo dove sia, ma potrebbe essere in Oregon o in California, un clima o mediterraneo temperato. E quindi si viene a formare questa parte di zona satura sulla quale avviene il deflusso superficiale, perché cade acqua sulla parte satura, quindi la parte che qui genera deflusso è tipicamente quella segnata in nero, perché nelle parti non segnate in nero l'acqua semplicemente si infiltra e va dentro nella falda e poi viene fuori per deflusso laterale. E vi ricordo anche queste slide che vi ho mostrato anche la volta scorsa, perché questo per ricordarvi alcuni altri elementi che hanno a che fare con la struttura dei versanti, cioè il fondo del versante, la parte, diciamo, impermeabile del versante, non è lo stesso della superficie. Vedete, di solito il fondo del bedrock, della parte di substrato, è molto più corrugata della superficie. Questo comporta che le linee di flusso, ovvero come si muove l'acqua all'interno della superficie, in realtà ha una struttura non solo bidimensionale, ma addirittura tridimensionale. Se noi analizzassimo la superficie, l'acqua andrebbe dall'alto verso in basso secondo delle linee pressoché parallele. Ci sono un po' di giri, ma invece sul fondo il flusso viene aggregato e disaggregato. Qui tra l'altro c'è una conca per cui l'acqua sul fondo tende ad accumularsi in quel punto. Allora che cosa succede? Questi sono la saturazione e c'è una discontinuità nella conducibilità idraulica del vedro, che è 10 alla meno 7 metri al secondo,
mentre il suolo a 10 è molto più conduttivo, è una sabbia riposa, 10 alla meno 4 metri al secondo. E lì, beh, questa è un'intensità, una simulazione fatta con un modello, quindi sono stati fatti delle piovere 6 mm e mezzo all'ora per 9 ore, per 10 ore. In questa parte tridimensionale quello che viene, che succede è questo. Sul fondo si viene pian piano ad accumulare una falda, cosa di cui abbiamo discusso per la maggior parte dell'ora precedente, che vedete rappresentata qui. E che cosa succede? Succede che in realtà l'idrogramma, che è quello che si vede sulla sinistra, che misura la portata, l'uscita qui, ha due picchi. Uno perché intanto un picco è ritardato da 9 ore, perché cosa vedete a 9 ore? Guardate come è fatta la falda. All'inizio la falda è disaggregata, poi è sempre più aggregata. A 9 ore c'è almeno un percorso che va dall'inizio del bacino fino alla fine. E quindi questa informazione va messa insieme con un'altra informazione che vi ho dato la settimana scorsa, e cioè nella falda la velocità, la conducibilità idraulica è pari alla conducibilità a saturazione, quindi la conducibilità a saturazione massima. A livello della falda l'acqua, diciamo, lateralmente lungo il versante si muove quanto? 100-200 volte più velocemente che sulla verticale, dove è in satura. Quindi per creare un deflusso che è tutto subsuperficiale, qui non c'è ancora creazione di acque superficiali, si deve creare una falda subsuperficiale. Questo non è propriamente deflusso superficiale, è deflusso subsuperficiale nella parte di suolo, è una sua dinamica tridimensionale molto complicata. Poi c'è un secondo picco quando l'area si aggrega ancora di più. D'altra parte, queste parti dove, se poi in queste parti affiorerà una falda superficiale, si crea anche del deflusso superficiale, dipende dalla reciproca posizione del bedrock e della superficie. Noi abbiamo anche degli strumenti che consentono di fare queste simulazioni. Non facciamo in tempo con voi a farvi usare, perché questi hanno un grado di complicazione un po' ulteriore. Qual è la sintesi? La sintesi è che la produzione del deflusso è comunque un fenomeno che è quasi unidimensionale, se è di tipo ortoniano, a parte che l'opera è una redistribuzione spaziale in ogni caso, sulla superficie però. È molto più regolato da dinamiche bidimensionali e tridimensionali se il deflusso di tipo linguiano, ovvero con la saturazione dal fondo, perché coinvolge l'evoluzione di una falda su una superficie di discontinuità e il movimento laterale dell'acqua. Le intensità di precipitazioni, che sono poi anche variabili, mentre noi le abbiamo considerate costante, sono diverse delle due tipologie estreme. Per generare del flusso superficiale basta una precipitazione anche di tipo ortoniano, basta una precipitazione di breve durata ma di grande intensità. Per generare del flusso dugnano ci vogliono una o addirittura più precipitazioni che vadano prima a costituire una parte di falda che fiora e sulla quale poi si forma il deflusso superficiale, che è quello che abbiamo visto nell'esperimento di Tom Jones. È ovvio che esistono una serie di grandi categorie intermedie di fenomeni di cui non abbiamo parlato.